Amici di GranMichele.eu, bentrovati in una puntata non sicuramente programmata, ma così siamo in piena estate, è passato da poco Ferragosto, e nell'occasione che in questi giorni ci siamo incontrati in giro con l'amico Marco Pitrella, ricordiamo sempre giornalista in uno dei siti più dove si va a cercare quello che forse non si legge nei tradizionali siti di informazione, quella notizia forse scritta in una maniera diversa, che piace, pungente, che piace, di Iene Sicule. Abbiamo avuto piacere oggi di farci offrire un caffè, abbiamo costretto a offrirci il caffè e a farci una chiacchierata. Tra i vari argomenti che parlavamo in questi giorni, abbiamo voluto, e da stamattina lo abbiamo visto anche sulla sua pagina, sul suo profilo Facebook, la sua posizione, la sua netta posizione su un tema importante che si svolgerà il 20 e 21 settembre, cioè il referendum per il taglio dei parlamentari. Io non voglio farla pesante, cioè voglio parlare un po' con te anche perché abbiamo visto la tua posizione negativa a questo referendum. Ora ne parliamo molto fraternamente. Io spiego velocemente ai nostri telespettatori che cosa andremo a votare. Il quesito del referendum propone al cittadino l'eventuale conferma alle modifiche a diversi articoli della Costituzione relative al taglio dei parlamentari. La Camera dei Deputati avrebbe 400 parlamentari anziché 630. 230 in meno, il Senato della Repubblica avrebbe 200 membri anziché 315. Votando sì, passerebbero queste leggi, quindi una riduzione del numero dei parlamentari sia nella Camera e sia nel Senato. Votando no, rimarrebbe tutto così. Questo, ci sono i vari fronti del sì e del no con tante motivazioni. Noi, anche attraverso le nostre telecamere, vogliamo fare capire ai nostri cittadini un punto di vista. Oggi con te parliamo, ci dirai perché le motivazioni del no, e successivamente, qualora qualcuno voglia, può utilizzare i nostri spazi per dare le motivazioni del sì. Intanto, Marco, grazie del caffè. Intanto partiamo Ma così. figurati, L'ospitalità, dopo il ci gelato. siamo autoinvitati, quindi. Intanto grazie del caffè che ci hai offerto. No, ma grazie a voi di essere venuti e di avermi ospitato a casa mia. No, Vabbè, per ora noi siamo sfrattati dalla nostra sede, abbiamo altre attività. ma questa è bella, questa resta poi. Certo che resta. Allora, Marco, come dicevamo prima, hai da poche ore sul tuo profilo espresso la tua posizione in riferimento al referendum del 20 e 21 settembre. Il tuo voto è no. Sì. Sì, Perché? Ti lascio parlare a te, poi se c'è cosa ti faccio interrompo. una premessa d'obbligo perché siccome comunque poi a Gran Michele ci conosciamo tutti, tutti lo sanno che io sono comunque al di là della mia esperienza nelle Iene Sicule, poi qui io faccio attività politica in uno schieramento, con un movimento e quello lo premetto perché è giusto così, insomma io intervengo in quanto giornalista, quindi come si dice la formula è a titolo personale, quindi comunque in questa discussione amichevole. Era giusto sottolinearlo e premetterlo. Detto questo, perché sono per il no? Mi verrebbe da dire perché le ragioni del sì sono inconsistenti, cioè non stanno in piedi, si capisce benissimo, santo, cioè non funziona, perché non è quello che serve al nostro paese il taglio dei parlamentari, non è un problema di quantità. Ora, leggevo un titolo prima, l'intervento di un costituzionalista, diceva non è un fatto di quantità, ma è un fatto di qualità, che poi è una frase trita e ritrita, ma difatti è così. Cioè il punto non è quanti sono i deputati, il punto è quanto valgono e che storia portano, mi viene da dire, questi parlamentari e soprattutto chi li elegge, visto che ormai da anni vengono scelti e nominati dalle segreterie parlamentari. Cioè, rendere più efficiente la democrazia. Non parte, cioè non è questo il punto, non deve essere questo il punto di partenza. Cioè non è questo è un ragionamento che non funziona. Cioè mi viene da dire quasi quasi meglio la riforma di Renzi, io votai no, 4 anni fa, che fu l'ultima volta che io Sì. mi sono fatto una bella chiacchierata con te. Ma aveva più senso perché comunque in qualche modo cercava di riformulare il Senato, secondo me in maniera sbagliata perché c'era un articolo 70 molto complicato, non si capiva niente. Cioè, però aveva più senso. Ma l'idea di andare a ridurre e di lasciare interi territori senza rappresentanza è un'idea agghiacciante, è agghiacciante, non funziona, sia perché siamo una repubblica parlamentare, ora non ci cimentiamo in queste cose, sia perché secondo me
Ora, nell'ottica della ricostruzione, il punto di partenza, mi ripeto, sono le esigenze dei territori. Se tu ai territori togli la rappresentanza, cioè è finita, cioè già è finita. Che mi si dirà, ma questi deputati che fanno? Fanno poco e niente. Però l'idea che dovrebbero avere i riformatori o neocostituenti non è certo, questa, cioè non funziona, cioè appunto io articolerei il ragionamento in maniera diversa. A che punto è la rappresentanza? Questo è il senso vero. Noi abbiamo avuto, come dire, nella storia repubblicana, abbiamo votato fino al 1992 con il sistema proporzionale, no? Quindi c'erano le multiple preferenze e in qualche modo ogni territorio esprimeva una propria rappresentanza, uno, due deputati, anche questo territorio. Mi viene in mente una persona che è lontana dalla mia, mica tanto poi, dalla mia, diciamo, formazione politica, perché io vengo dalla sinistra, il senatore Parisi è stata una persona che ha fatto delle cose ed era l'espressione figlio di questo territorio. Con il sistema maggioritario, il Mattarellum del nostro attuale Presidente della Repubblica, i territori avevano anche lì una rappresentanza, il Calatino, prendiamo la provincia di Catania, no? La provincia di Catania è vasta e ha dei territori eterogenei, no? Acireale non ha le stesse caratteristiche, le stesse esigenze del Calatino, piuttosto che della zona etnea, piuttosto che della città vera e propria. Quindi ogni territorio esprimeva poi un proprio parlamentare. Questo parlamentare poi veniva nominato, insomma ci si candidava attraverso un percorso, non c'erano certo improvvisati. Quindi in qualche modo, come dire, la baracca si teneva in piedi. Adesso, cioè la grande colpa di Berlusconi non è tanto i processi, le olgettine, le tutte minchiate, cioè figurati, cioè, si capisce benissimo, non funziona. La grande colpa è stata quella di aver riformato, di aver cambiato col Porcellum la legge elettorale e di aver creato un Parlamento di nominati che poi nel tempo è piaciuto a tutti e ci ritroviamo in questa situazione. Cioè io lo dico al Movimento 5 Stelle, vuoi cambiare le cose? Parti da lì, cioè parti dalla legge elettorale. Poi possiamo discutere anche sul Senato, perché se tu noti, perché io all'inizio ti ho fatto una battuta, ti ho detto voto no perché non mi convincono le ragioni del sì. Io invito poi anche chi ci ascolta, insomma, per esempio il Foglio, giornale che prima a me piaceva tanto, ora mi piace un po' meno, ogni giorno sta pubblicando degli interventi di autorevoli parlamentari, e per il sì e per il no. Se tu vai a vedere, questo è oggettivo, nelle ragioni del sì, tutti, come dire, sottolineano una cosa: intanto tagliamo i parlamentari e poi interverremo con una nuova legge elettorale, con nuovi regolamenti parlamentari, cioè adegueremo ciò che dovrebbe essere fatto prima, poi. Siccome però a me mi hanno insegnato che chi parte dal paese di poi arriva al paese di mai, e questo giochino è anche antico, per esempio, è stata riformata la prescrizione? Ci avevano detto non vi preoccupate perché i processi non saranno eterni, perché in commissione giustizia discuteremo dei correttivi che impediranno ad un imputato di essere imputato a vita. Ancora li stiamo aspettando. Quindi allora io dico, scusa, vuoi tagliare i parlamentari? Prima ragiona con sugli interventi strutturali e poi mi porti la proposta politica e quindi referendaria. Cioè non si può partire dal tetto e poi costruire le fondamenta. Questo è... Cioè, discutiamo piuttosto della rappresentanza parlamentare, come dicevo, che storia portano questi? Chi viene eletto? Che cosa rappresenta? Chi rappresenta? E chi rappresenta? Ma tu li hai visti gli eletti nostri di questo territorio? Dove sono? Li hai visti? Non sono. Chi è? Del chi sono? Territorio. Che raccontano? Cosa hanno fatto? Ora qualcuno mi dirà, beh, siccome non hanno fatto niente, togliamoli. E non funziona così. Non funziona così. Non funziona così. Tra le motivazioni che loro dicono di votare sì, io ti faccio la domanda affinché mi tu... Mi sono sbracato forse un po' troppo. No, tranquillo. In un divano, noi siamo abituati alle sedie rigide. Esatto. Tra le motivazioni che loro dicono di votare sì, sono effettivamente, uno l'hai detto tu, la far funzionare in un modo migliore
le due branche politiche, e una sarebbe una famosa riduzione dei costi. Su questi due punti, come... Ma te l'ho detto, non i due rami del Parlamento. Sì. Non è così, perché ancora dovranno poi rimodulare tutti i regolamenti parlamentari che poi disciplinano, diciamo, la vita del Parlamento. Vita del Parlamento, santo, a proposito di efficientamento, che dura 48 ore la settimana, perché si riuniscono una volta e mezzo al giorno. Io vedevo, di recente ho rivisto un'intervista di Giorgio Napolitano, che qualcuno dovrebbe conoscere, no? Che raccontava la sua prima esperienza, lui mi pare che sia in Parlamento dalla seconda legislatura, e lui raccontava che la Camera stava aperta sino al venerdì, se non addirittura sino al sabato. Si facevano la mattina lavori di commissione, il pomeriggio lavori d'aula, adesso non mi ricordo, comunque era articolato in questo, si lavorava, si produceva. Oggi cosa producono? Con un giorno e mezzo a settimana, perché non voglio fare il populismo, ma di fatto è così. Quale grande segreteria devi venire a gestire nel tuo territorio, che non devi prendere nemmeno i voti? E sui costi, secondo te ci sia un grande risparmio dei costi? No, io sono per aumentarli i costi, non mi interessa. Cioè, è proprio un argomento che non mi appassiona, non funziona. Per eliminare i costi abbiamo eliminato le province. Ma abbiamo eliminato che cosa però? La parte democratica della provincia, no? Le elezioni del consiglio provinciale, del presidente. Sono 5 anni che le province sono in mano ai commissari. Risultato? Avete visto le strade come sono? Chi è quel commissario che si piglia la responsabilità politica di fare delle cose? Il commissario per definizione non si assume la responsabilità politica, è evidente. Il taglio delle province ha portato che cosa? Al disastro. Le tanto vituperate province. Poi, scusami Santo, sì, no? tanto per esempio certo. Concreto, l'Assemblea regionale siciliana ha tagliato di 70 deputati, scusami, ha tagliato di 20 deputati l'organico, diciamo, certo. Così, no? In questa legislatura sono 70 anziché 90. Che cosa abbiamo risparmiato? Che abbiamo deputati meno nei territori? La rappresentanza abbiamo risparmiato. Certo. Cosa abbiamo risparmiato? Allora io dico, lavoriamo invece sulla classe dirigente, questo paese si inizia a interrogare seriamente sulla selezione della classe dirigente, sul ridare dignità agli enti locali a partire dai comuni che sono al disastro, caro Santo. Sono, e lo sappiamo tutti, vediamo Gran Michele, Catania in dissesto, addirittura, insomma, partiamo da lì, cioè, ma veramente ragioniamo su queste cose, non sugli ortelli. Mi verrebbe da dire sulle minchiate, ma non si può dire. Non si può dire, poi sarei costretto a metterci il bip, quindi non lo diciamo. Quindi, ora l'abbiamo fatta, l'abbiamo presa larga, perché, però diciamo, le mie motivazioni in qualche modo sono queste. Io penso anche alla storia di questo territorio, come dicevo prima, che ha prodotto classe dirigente, grazie ai partiti. Noi qui, per esempio, vedi a Gran Michele, allarghiamoci un altro. Quanto stiamo sentendo in questi anni la mancanza dei partiti? Santo, tu vieni dal mondo cattolico, io vengo dai DS, che cosa serviva a noi che siamo una piccola comunità, che comunque aveva veramente un senso di comunità, perché poi questo spero non si smarrisca, ma in qualche modo no, ci permettevano a tutti, generazione dopo generazione, di come dire, confrontarci con le generazioni precedenti, no? Io i compagni anziani me li ricordo ancora, no? I bigliettini che ci lasciavano la mattina, perché ogni anniversario era un anniversario dell'URSS, che erano cose comunque, ma e loro avevano anche l'interesse a capire come viveva la mia generazione, e questo c'era anche nel mondo cattolico. Adesso tutto questo si è sostanzialmente, e noi lo subiamo, perché noi siamo, cioè, Gran Michele in qualche modo da questo punto di vista era impregnato di questo modo di vivere. Marco, io ti devo interrompere perché non vogliamo intrattenere ancora di più i nostri telespettatori. Messaggi chiari, è peggio per loro. E tempi televisivi sono questi, e tu mi sembra che ne sai qualcosa, anche perché a fare 15-20 minuti non ci vuole nulla. Abbiamo i nostri sforato. Telespettatori, no, ancora abbiamo il tempo di una battuta e dei saluti, battuta che ancora non ti avevo annunciato, a sorpresa te la faccio, e abbiamo voluto essere qui con te
per discutere proprio sul tuo punto di vista a livello e a titolo personale, così come hai tenuto a specificare all'inizio, proprio in occasione del referendum del 20 e del 21 settembre, che si andrà a votare il 20 settembre dalle 7 alle 23 e il 21 settembre dalle 7 alle 15. Marco, questo non vuole essere un addio a non farti vedere più dalle nostre telecamere, speriamo. Tra 4 anni, come le presidenziali americane. Ma non ci vediamo l'anno prossimo? Ci sono le elezioni amministrative l'anno prossimo. Ma tu voti a Gran Michele? No. No? Non sei residente a Gran Michele? Ma chi non è residente a Gran Michele si può candidare? Si può candidare. Ah, allora ci vediamo l'anno prossimo. Siccome siamo a casa mia... l'anno prossimo ci vediamo, perché o da cronista o da persona impegnata in qualche modo le amministrative le seguiamo. Passeggiando in piazza se ne sentono voci. Lo so. Va bene, Marco. Però non... insomma, siamo a casa mia, io sei, mia mamma non vuole che faccia queste cose, quindi. Mi sembra averla sentita già. Quindi, va bene, Marco, ti lascio così, con questa battuta finale, anche per smorzare un po', ritornare un po' sui temi attuali ogni giorno. Amici degli spettatori, io vi ringrazio per averci dato la possibilità di entrare nelle vostre case attraverso le nostre telecamere. Marco, io ti ringrazio per averci dato... No, grazie a voi che siete venuti a casa mia. Di averci dato la possibilità di entrare nella tua casa con la nostra telecamera. Questa è una cosa meravigliosa, Edine, poi tra 30 anni... Certo, sì. Siamo alla vita in diretta e manco con Barbara D'Urso, noi prima chiediamo. No, ma meglio, meglio, no, non sarebbe entrata Barbara D'Urso, no, però così tra 30 anni poi racconteremo, una domenica. Non è domenica. Un martedì, e per me è sempre domenica l'agosto. Domenica è sempre domenica. Va bene, amici telespettatori, vi ringrazio ancora una volta. Grazie. E così, come ho detto all'inizio, qualora qualcuno voglia esprimere la propria opinione del parere del nostro amico... Speriamo che siano pochi. Marco, sul no, o pareri sul sì, sul referendum del 20 e 21 settembre, non esitate a contattarci e ci catapultiamo ancora una volta a casa loro, se vogliono, e con un caffè, 10 minuti, un quarto d'ora davanti alle nostre telecamere. Con questo è tutto, Marco di nuovo ti ringrazio, e a voi amici di granmichele.eu vi do proprio appuntamento in una finestra di granmichele.eu ospita. Grazie e buona serata.